Mancano ancora 15 giorni alla consegna delle 500.000 firme autenticate e certificate necessarie per l'approvazione dei 12 referendum promossi dai radicali. Sei riguardano la giustizia e affrontano le tematiche mai risolte sulla responsabilità civile dei magistrati, i magistrati fuori ruolo, la separazione delle carriere di pubblici ministeri e giudici, l'ergastolo e la custodia cautelare. Gli altri referendum riguardano i diritti umani e i temi sociali, come la scelta dell'8 per 1000, la normativa sull'uso personale delle droghe, il finanziamento pubblico dei partiti e il divorzio breve. Vista l'imminente scadenza, i radicali stanno intensificando le attività di sensibilizzazione per la raccolta firme, allestendo banchetti in tutta Italia. Ma oggi hanno avuto un firmatario inaspettato ed eccezione. Accolto dal leader radicale Marco Pannella, nel banchetto allestito a Roma si è infatti presentato l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che con la giustizia e la magistratura ha un rapporto tutto particolare. Non solo i sei referendum sulla giustizia, che sono sacrosanti, firmo anche degli altri referendum, tutti gli altri referendum su cui non sono d'accordo. Ma con questa firma voglio affermare il diritto dei cittadini italiani a poter dare il loro voto sì o no su dei problemi che a loro vengono portati da approvare o no. Quindi la mia firma è una firma rivolta in questa direzione. Non c'è nulla da fare se c'è un pregiudizio politico nei giudici. E siccome io sono in questa posizione, perché una parte della magistratura, magistratura democratica, che nel 92-93 sgomberò dalla politica i cinque partiti democratici che ci avevano governati per 50 anni, garantendo il benessere nella democrazia e nella libertà, e io fui costretto allora a scendere in campo, non mi era mai passato per la mente di poter diventare un protagonista della politica, perché c'era il pericolo che la sinistra prendesse il potere. Da allora mi sono scatenati contro 50 accuse circa, ho 41 processi alle spalle, nei quali non sono riusciti ad arrivare ad alcuna condanna. Hanno deciso di cambiare strategia. E cosa hanno fatto? Avvalendosi della compiacenza degli altri giudici, non di magistratura democratica, sono diventati i padroni di tutti i collegi che mi hanno giudicato. Per finire soltanto, volevo dire che quando mandammo la riforma della giustizia alla Camera dei Deputati, il presidente Fini la tenne per lungo tempo sulla sua scrivania e poi quando noi intervenemmo con forza per invitarlo a passarla alla Commissione Giustizia, la mandò alla Commissione Giustizia dove però la Presidente, il suo avvocato, era la Presidente Bongiorno, decise prima di dare il via alla discussione e alla votazione sui singoli articoli di chiedere delle audizioni. Mi è stato detto che il numero delle audizioni richieste era addirittura di 150 magistrati e 50 avvocati. E naturalmente non si iniziò neppure a discutere sui singoli articoli perché poi noi fummo costretti dalle defezioni, dai tradimenti avvenuti a dare le dimissioni come governo. A rincarare la dose ci ha pensato il Marco Radicale, che salutando l'ex Premier ha pensato bene di salutare a modo suo un nemico comune. Tanti saluti a Marco che ci sono tanti marchi e tante marchette, e a Marco Travaglio. Marco, scusa, toh! Dal servo di Berlusconi! Signora, chiediamo la scusa. Siamo arrivati a 3 giorni.